Mannaggia mio padre e le sue idee geniali di conquista del mondo! Avevo una vita in Italia, con la scuola, gli amici, una vita! Invece per sti cazzo di camion di merda siamo finiti qua in sto cesso di Marocco! Manco poi Casablanca, ma Curigga, Curigga cazzo, il posto più inculato del mondo! Non c'è un embrione nell'arco di ettari, solo campagne, campagne con queste tonnellate di merda che olezzano, che sto vomitando l'anima! Ma sì, vieni che traiamo sto cazzo di dado, varchiamo il ruticone. Poi arrivi qui e gli viene un attacco fulminante di emorroidi seborroidi e la mamma... Tesoro, puoi farlo tu il lavoro, dobbiamo pagare l'affitto. Ti piaceva un tempo andare con i camioncini della Chicco cazzo, della Chicco. Passiamo dai giocattoli 800.000 tonnellate di traino vero. Che poi a 16 anni, se mi beccano, i miei finiscono in galera a vita e io vengo rifilato qualche berbero omosessuale ingrifato che mi incula con la sabbia. E devo andare in giro con sta cazzo di barbara talebano sintetica che sgronda come un suino in calore, 68 gradi esterno, e sta cazzo di aria condizionata che non va la mia interiore. Oh, e adesso chi cavolo è? Ciao, ma. Allora, Mario, tutto bene? Io ok. Hai messo la giacca verde con le tappo a neri? Le riscaldi con un sacchino a teglia 48 come ti stanno? E mi raccomando, la barba è importantissima, mi raccomando. Ok. Se no finiamo nei casini. E la maglietta della salute. Hai preso la prima macchina che sono fatta con la linea mela? Quindi è più stanca che la luce. La ricondizionata che non funziona ancora. Ti chiamo la sorella dello sportellino, dove ti taglio un mantovano della nonna. Di lei ci sono da culletto, di borghetto, sarà tutto finito. Mi raccomando, e se sono tagliati solo nei rettilineo. Mi raccomando, non in curva. Tieni sempre a mollare avanti sul volante. Guardi davanti. Metti le braccia dei soggetti e non andare a vedere nessuno, mi raccomando, hai capito? È venuto il dottore a casa e tuo padre deve essere operato, purtroppo ha delle escoriazioni profonde sull'anno, stai espellendo da polsi di viola con sangue che ho accumulato, soffre tantissimo, gli antidolorifici non bastano. Altre cose? Ricordati di chiamare l'asilo in Italia, vuole sapere come sta andando e mi raccomando, usa l'auricolare, non mandare messaggi, guarda sempre avanti, metti la faccia, guarda. Che due coglioni! Vediamo cosa c'è in sto schifo di radio. È vero, devo chiamare la zia. Vediamo il numero di casa. Ciao ragazzi. Sì, lo so che voi pensate che ci sia qualcuno in casa. E invece no. Però potete lasciare detto a me dopo il segnale acustico. Così poi vi farò richiamare. Questo è il mio messaggio. Ora parlate voi. Cacchio di segreteria mette. Proviamo in ufficio. Gentili ascoltatori, siete collegati con la segreteria telefonica del numero selezionato. Terreno in ottime condizioni, spettatori nessuno, la casa è momentaneamente vuota. Abbiate un attimo di pazienza al termine di questo sproloquio, allora che l'arbitro fischierà il segnale acustico e passeremo alla linea. Dimmi tu se devo spendere un puttanaio per chiamare il cellulare. Disgraziatamente avete decomposto il numero di casa Adams. Siamo dipartiti. Potete deporre un lapidario messaggio. Lo riasumeremo il più possibile. Dai, cazzo! Sussurrate dopo il segnale acustico. Allora chiamiamolo zio, dai. Data astrale 5806.1. Diario del comandante Kirk. Siamo in grave difficoltà. Tutti i mezzi di comunicazione sono fuori uso, compreso il teletrasporto. L'unica possibilità di salvezza è un terrestre che in questo momento sta ascoltando una segreteria telefonica. Parla, terrestre. Lascia il tuo messaggio. La salvezza dell'Enterprise è nella tua voce. Ciao, Wario, come va? Oh, finalmente avete risposto. Ho cercato la zia ovunque, ma non risponde. È andata al mare, ha lasciato i telefoni qui. Come va la scuola? Cosa state facendo? Tipo... La Divina Commedia? Bene! Parlami del conte Ugolino! Ah sì, Uguccione da Lodi, detto anche, se non erro, il conte Ugolino.
Dunque, praticamente è successo che, datosi che stava rintanato in una torre con i figli, ma senza un tubo da mangiare, lui una mattina si guarda intorno e fa: "Wow, non ci sta trippa per cani!" Nel frattempo, Dante, che notoriamente era un bighellino, era lì lì per vergare di suo pugno la famosa Divina Commedia, ma datosi che il conte Ugolino stava schiattando di fame lui, cioè il conte, dopo una settimana è zompato sui figli, wow, e si è lì sbranati. E così poi, quando la Alighieri ha inteso il fattaccio, si è detto: "Dio, cioè, dimmi te, che storia, patetica, giusto?" E poco dopo, come universalmente noto, anche all'ultimo Boshiman, l'ultimo dei Boshimani, da non confondersi col suo collega moicano che ha scritto il celebre canto del purgatorio, cioè del paradiso, dell'inferno. E tu dimmi che testa di... nel senso, distratta, è l'inferno che stiamo studiando, no? Vabbè. Ah, c'è la cassetta di Tatanka, e voi? Pompiamo nelle casse un po' di musica seria. Lo sappiamo tutti ormai, noi esistiamo. È arrivato il momento di approfittarne. Prendiamo quello che ci spetta veramente da questo mondo. Alziamo le mani verso il cielo. Prendi la tua energia sotto shock e vola! Io non posso neanche ascoltarmi le mie canzoni. Allora, sto coso è un delirio da parcheggiare, una cosa assurda. Cioè, ce ne si può. Il retro, poi avanti, un po' indietro, un po' avanti, e poi si storce, angoli opposti, lo mandi da una parte, gli dici dai comando, vuoi fare il giri sterzi di lì, poi va dall'altra parte. Cioè, adesso qua devo stare 3 ore a cercare di inquadrare bene sta roba. Perché la mamma mi ha detto: "Guarda che devi parcheggiarlo bene, perché sennò ci tolgono il bonus." Io volevo il bonus. Volevo il bonus anche per me. Cioè, voglio dire, la mamma e il papà sono così tanto generosi con me, così tanto generosi da dirmi: "Guarda, hai fatto un ottimo lavoro." Invece niente, non mi daranno niente. Sarò qua a soffrire tempo, mattina, sera, sempre e ovunque, nonostante mi faccia un culo incredibile a farmi fare delle cose incredibili come questo. Per uno che ha la mia età devo fare tutto questo, signori, tutto questo devo farmi, tutto questo. Come faccio? Ciao Zaz, come va? Ehi Arius, adesso che sei là, come farai senza le nostre compagne di classe? Guarda, non mi mancheranno. La Urru è un pastore sardo più basso della media travestito da studentessa di prima ragioneria. E la Vannucci un palo del telefono frigido con un altro palo su per il culo. E la Priolo sembra un maiale affetto da cretinismo con le poppe a pera e l'apparecchio per i denti. E la Mariani somiglia a un gatto randagio omosessuale. La Macamandona ha un'aria da porca, però dovrebbe decidersi a radersi i baffi. E la Sardella è bionda, ma tiene 2 polpacci che se te la ritrovi a letto pensi di stare scopando con quel cazzo di ciclista. E com'è che fa di nome? Ah sì, Gitondi. E la Pendolia si trucca come una prostituta turca cieca, e oltre ad avere le caviglie d'anguria e calabrese, quindi discende da una tribù di calabresi che chi se la chiava sono tutti i cazzi suoi. E la Tordi, oltre ad essere lesbica, è un uomo sofferente di irsutismo, pure brutto. La Maffetti è un ibrido tra un cavallo e una zanzara, ma senza culo.
La Bertani, poverina, non si vede com'è fatta perché è coperta di brufoli. E la Ponchia ha preso tutto da papà Cuculo e mamma Cucula. E la Vergani gli arti inferiori ce li ha lunghi e basandosi solo su quelli la si potrebbe anche ciulare, ma esibisce una faccia un filo inquietante tipo zia folle di Topo Gigio. E la Del Rico avrà anche una terza edizione, però A, deve farsi la plastica e B, le puzza nei piedi. La Ferrietta è chiaramente un frocio. E tu, esimio collega, chi ti faresti? Tutte! I ragazzi del Marocco, ciao, ciao! Barriera di Milano! Bisogna battere le mani a tempo velocemente! Più veloce, più veloce! Urla libera! I fedelissimi di Beinasco, pronti all'urto! Tatanka! Altra nuova produzione di Mr. Tantanga! Senti come fa, senti come fa! Senti come fa, senti come fa! Tutti i ragazzi di Torino, ciao Ernesto! Oh no, testimoni di Genova! Domenica, durante la Santa Messa, ho pregato tanto per te, perché tu possa vivere più serenamente ed entrare al più presto in contatto con Cristo. Ti dirò, cara Mastrullo, a me dei santi, dei Vangeli e di Gesù Cristo non potrebbe fottermene di meno, anche perché, datosi che sono nazifascista dalla punta dell'uccello fino al buco del culo, passando ovviamente per tutti i rimanenti organi di questo fisico fenomenale che una cessa come te non avrà mai l'onore di trombarsi, al massimo potrei credere nel mago Merlino, anziché in quell'ebreo fuori di testa e sfigato. Inoltre, non avessimo perso la guerra per un pelo di fica, il nostro fenomenale Führer radeva al suolo pure il Vaticano, che tra l'altro occupa abusivamente la Roma delle aquile imperiali. Perciò vedi di scassare il cazzo a qualcun altro, Dio Ken, grazie. Tu parli così soltanto perché sei molto confuso. E credimi, ti capisco benissimo. Perfino a me è successo di passare attraverso un periodo difficile prima di entrare nel movimento e prendere coscienza di ciò che lui è. Ma sono sicura che prima o poi anche tu prenderai coscienza di questa presenza che accade continuamente, e allora capirai e verrai investito da una purità, perché la purità è lì nella fede. No, guarda Mastrullo, ti ringrazio, ma io, anziché venire investito da una purità, mi sa che mi faccio investire da una bella zoccola con due coppie di tette da sballo e due labbra turgidissime e voraci. Così magari mi spara anche un bel pompino. E poi quando vado a prendere coscienza del mio pusher di fiducia, e anche a pensarci bene, in effetti non si sa mai, può darsi che a forza di canne magari alla fine qualche visione mistica ce l'ho pure io. Tu ti credi diverso da noi, ma non lo sei affatto. Cristo illumina il nostro mattino e in lui ci scopriamo fratelli. Ma sentitela sta gnoma! Mastrullo, da quando in qua io e te siamo fratelli? C'hai una faccia che pari una renna strabica stronzocefala, tieni due cosce che sembrano due otarie sovrappeso e sei alta malapena quanto la mia palla destra, però più pelosa. Me lo vuoi spiegare come cazzo è che io e tu siamo fratelli? Cretino! Hai visto? Mo' che è uscita una parolaccia, deve per forza andare a confessarsi, oltre che a fanculo. E inevitabile scossone della terra senza vita, in quel momento era terribile, sembrava essere finita. Tremava il pavimento, tremavano le mura, si sentivano le urla della gente con paura. Era l'urlo della terra, il suo spirito era in moto, si salvi chi può, sta arrivando il terremoto. Recuperato dai servizi sociali? Adesso è fuori dalla scuola, non so dove andrà.
Vedi, Mollo, prima di tutto si è succato 8 anni di preti, che non so se lo sono inculato alla grande come da tradizione. È giusto, perché un obeso e c'ha quell'aspetto da metà tra un tubero, una merda e un würstel. Ma anche se per puro caso riesci a mettere in salvo il pertugio posteriore, 8 anni sparati di collegio ti frantumano il cervello, è un fisso. Tant'è che viene ancora a scuola con la cartella che usava alle elementari. Non so se mi spiego. Poi tiene sti due genitori ossessivi al massimo. Silvio, mi raccomando, mettiti la sciarpa. Silvio, mi raccomando, non ti dimenticare la maglietta della salute. Silvio, mi raccomando, non più tardi delle 7 deve essere a casa. Roba, o che li ammazzi tutti e due a colpi di P38, oppure rincoglionisci di brutto. E come se non bastasse, oltre a vivere di solo football, ti fa pure per la Juventus. Che pure a me, notoriamente, di football non ne capisco un cazzo. Anche perché di football non me ne frega un cazzo. Apriti, ti voglio, prendimi, ti spoglio, ti prego bacia, voglio vedere, ti prego urlami, voglio vedere. Pronto? Ario, vieni cinema hard oggi. Silvia Crystal, nuovo film. Figo, oh yeah! Quanti anni hai? Meno di 18, perché? E allora lo puoi venire. Sì, però, datosi che non siamo né minorati psichici, né handicappati fisici, né subnormali totali, non ci offendiamo manco per il cazzo se una strafiga olandese va ad infilarsi una banana nella cornea o di tirare una pompa a qualcuno in Technicolor. Ciao Frank! Ario, è vero che la mastro ti viene dietro? Perché non te la trombi? Tanto non la fila nessuno. È pur vero che la mastrullo di suo è la peggio cessa che mai solcò nei secoli dei secoli il pianeta Terra. Oltre a essere una stronza totale di celle, ma è anche vero che la preda che custodisce gelosamente in mezzo a quelle sue cosce virginali formato taria, affetta da obesità, è per struttura, materiali e conformazione praticamente la stessa che c'hanno le conigliette di Playboy. Cambia giusto, per così dire, il pezzo di carne bruta che le sta intorno, no? Quindi la copro tutta con un lenzuolo con un buco in mezzo, come fanno i testimoni di Genova, e una volta estratta, astratta la sua figa, che a quel punto non è, non sarà più la figa della mastrullo, ma una figa, diciamo, per dire super partes, e me la trombo. Se non è oggi, è domani. E chi sono? Un eremita? Ti sembra un eremita? Sii sincero. Ciao ragazze! Ci vediamo la prossima volta! Ciao 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 ciao! Della cavalla ha chiesto se le mandi via email l'ultimo tema sul volgare e la lingua italiana. Sì, ok, già fatto tutto. L'ho qua in versione audio, te lo faccio sentire subito e poi mi dici che cosa ne pensi. Il volgare e la lingua italiana. Svolgimento. Datosi che viviamo in un'epoca di grandi tensioni personali, sociali, nazionali e internazionali, l'uso del volgare nella lingua italiana è sempre più diffuso. Al nord come al sud, sia in città sia in campagna, basti pensare all'utilizzo sempre più frequente del sostantivo genitale maschile cazzo. Fino a pochi anni fa io il cazzo non lo usavo granché, e nemmeno i miei coetanei, forse anche perché andavamo ancora alle elementari. Ma con le medie l'uso del cazzo da parte dei giovani si intensifica, finché, giunti alle superiori, i giovani lo adoperano di continuo. Il cazzo del resto si presta a svariati tipi di uso. In definitiva, lo si può mettere praticamente dappertutto. Da un punto di vista eminentemente linguistico, infatti, non ci sono limiti. Ficcalo dove vuoi, funziona sempre. Ma passiamo ad alcuni esempi pratici. Il cazzo si adopera innanzitutto come affermazione, quando ti chiedono qualcosa, ad esempio: li hai finiti i compiti delle vacanze? Risposta: cazzo! Oppure: hai rinnovato l'abbonamento del treno? Risposta: cazzo! O anche: ti sei ricordato di lavarti le ascelle? Risposta: cazzo!
Tuttavia, grazie alla sua versatilità, il cazzo si può pure usare come negazione. Nello specifico, che hai mangiato oggi? Risposta, un cazzo. Oppure, c'hai capito qualcosa della spiegazione? Risposta, un cazzo. O perfino, che cosa vedi all'orizzonte? Risposta, un cazzo, e via dicendo. Esso però funziona parimenti come interrogativo, nel caso di cazzo fai, cazzo vai, cazzo vuoi, cazzo sei, cazzo è, ma anche cazzo dici, cazzo rompi, cazzo parli, eccetera. Il cazzo insomma non va sottovalutato, tant'è vero che esso funge inoltre benissimo da superlativo, talvolta per assurdo in compagnia della figa. Un esempio su tutti lo strausato cazzo che figa, espressione tra le più ricorrenti quando passa una ragazza anche solo carina. Peraltro il cazzo funge alla perfezione anche da diminutivo, per intenderci. Come ti sembra quella moto? Risposta, secondo me non vale un cazzo. Oppure, ma quanto è bassa quel? Risposta, meno di un cazzo. O anche, dimmi cosa pensi di me? Risposta, scendi dal cazzo e vai a piedi. Per sua natura, comunque, il cazzo è essenzialmente esclamativo. Rompi un vaso di fiori di tua madre e esclami, cazzo! Investi un cane che attraversa sulle strisce e urli, cazzo! Ti accorgi di avere finito le sigarette e gridi, cazzo! I giovani poi tirano fuori il cazzo per esprimere alla perfezione tutta una gamma di emozioni e di sentimenti. D'angoscia quando all'improvviso viene a sapere di un compito in classe e sospiri, oh no cazzo! Alla gioia quando ti regalano un disco e dici, grazie cazzo! Della tristezza come quando ti muore il gatto e sussurri, poverino cazzo! All'entusiasmo quando, come quando la tua squadra segna e urli, che gol cazzo! Il cazzo è poi sempre in ogni caso dativo, quando ti va di sfiga però può rivelarsi genitivo. Un caso limite dell'uso del cazzo si riscontra allora quando un amico, sapendoti innamorato, ti chiede ma lei te la dà e tu rispondi col cazzo. In conclusione, il cazzo parte come termine volgare, ma non arriva come tale, poiché nella lingua italiana contemporanea viene usato non tanto nella sua veste di organo sessuale maschile erettile, e volendo riproduttivo, ma in qualità di ausiliario, avverbio, sinonimo o simile. E se da una parte possiamo dire tranquillamente affermare che grazie al cazzo che gli anni 70 sono tutta un'altra decade rispetto agli anni 60, quando il cazzo rispetto ad oggi si usava pochissimo, va anche detto che non sempre quello che in apparenza è volgare lo è anche nella realtà. Come nel famoso me ne frego il nostro motto, me ne frego di morire, me ne frego di bombacci e del sol dell'avvenire, che malgrado la presenza del me ne frego, volgare non è affatto, ma anzi evoca vette ideali altissime dove osano le aquile. Non ci posso credere, guarda che il tema era sul volgare, non sul volgare. Cazzo significa? Sul volgare inteso come lingua che succede al latino, utilizzato in poesia e in prosa. Non sul volgare inteso come cazzo. Ma va? È ovvio. Cazzo, lo sapevo che quella troia mirava a fregarmi, Dio Ken. E poi tu che cazzo c'entri? Stavo parlando con Fra, mica con te. Perché sei così coglione che rappresenti la metafora della coglionaggine assoluta e sei automaticamente complice di tutte le coglionate che si verificano su sta palla rotante nel vuoto. Dagli Appennini alle Ande, da Capo Nord all'Equatore. Sei grasso da far schifo. Appena 14 anni e manco riesci a sollevare sto culo dal pofante che c'hai. Marciare, non marcire. Forse per me in 2 settimane ti trasformerei in un marò del battaglione San Marco, Dio Ken. Tanto c'è da quel lardo che intorno al cervello che manco ti sei accorta che non stai più alle elementari. Domani già che ci sei, presentati a scuola con un grembiolino nero, con letto bianco e fiocco blu. È arrivato Tatanka. Hai comprato la. Sono arrivati caramba. Caramba, Tatanka. Ai ai ai